Ciao, io sono Roberta e benvenuti in questo video. Oggi voglio parlarvi dei 100 migliori libri del XXI secolo, secondo una lista proposta dal The Guardian, che è un famosissimo quotidiano britannico che appunto ha stilato questa lista. Sul sito trovate anche tutte le recensioni di questi libri e ha preso un po' dei titoli da diversi paesi del mondo, c'è anche l'Italia, solamente due autori però devo dire, però ovviamente ci siamo e quindi volevo leggere insomma questi titoli e parlarne molto brevemente insieme a voi. Fatemi sapere invece qual è il vostro titolo preferito, il vostro libro, romanzo, saggio preferito del XXI secolo, che secondo voi è il migliore del XXI secolo? Lasciatemelo nei commenti e insomma, se riusciamo a raggiungere un buon numero di risposte, quindi condividete magari questo video se vi piace l'idea con amici, insomma, parenti e di lasciare scritto il titolo del libro che secondo loro è il miglior libro del XXI secolo e poi via via io me li appunto. I libri che mi consigliate io me li appunto e poi li leggo, insomma, potrei fare poi un video con i nostri 100 migliori libri del XXI secolo. Comunque, partiamo subito perché sono un gran numero. Allora, centesimo libro, Il collo mi fa impazzire, Tormenti e beatitudini dell'essere donna, di Nora Ephron, che è meglio conosciuta come sceneggiatrice. Ha scritto la sceneggiatura di Harry ti presento Sally o di C'è posta per te, film molto famosi che forse i più grandi si ricorderanno. E poi si è dedicata alla scrittura di questo libro, in cui affronta in maniera molto ironica, con un umorismo che la contraddistingue, affronta i cambiamenti della vita di ognuno di noi e soprattutto delle donne, dell'essere donna e che invecchiare non è facile per nessuno, però si può affrontare in maniera anche appunto ironica e umoristica come fa lei. Io questo libro già l'avevo intravisto, mi aveva un po' attirato per il titolo bizzarro, devo dire la verità, quindi potrei leggerlo. Poi, al numero 99 abbiamo Pezzi di vetro di Alain Mabankou, scusate le pronunce, ho fatto del mio meglio, che è un autore congolese. Anche questo libro mi sembra molto interessante. Il protagonista è un bar insolito, unico nel suo genere, che si chiama Credito a Morte ed è un locale aperto 24 ore su 24 ogni giorno in cui lavora il proprietario che si chiama Lumaca Testarda, in cui giungono numerosi avventurieri, figure particolari, le quali vengono descritte da Pezzi di vetro, che è un ex insegnante sessantenne al quale appunto Lumaca Testarda ha affidato il compito di trascrivere le avventure, le vite di tutti questi clienti, di tutti questi personaggi che passano da questo bar. E il quaderno sul quale Pezzi di vetro scrive altro non è che il libro che stiamo leggendo. Proseguiamo al numero 98 con The Girl with the Dragon Tattoo, che sarebbe Uomini che odiano le donne. Fatemi sapere se sapete perché la traduzione in italiano è così diversa, io dal titolo in inglese, io non saprei. Numero 97, Harry Potter e il Calice di Fuoco. Secondo voi, tra tutti gli Harry Potter, è il migliore? Non so, ditemi, io dovrei assolutamente rileggere tutti gli Harry Potter perché è passato molto tempo dall'ultima volta. 96 per Una vita come tante, questo libro nell'ultimo periodo ha spopolato, sembra essere un libro molto interessante che voglio assolutamente leggere. 95, l'autobiografia di Bob Dylan. Poi al numero 94, se si tratta di una classifica, abbiamo Il punto critico, i grandi effetti dei piccoli cambiamenti di Malcolm Gladwell. Questo dovrebbe essere un saggio che descrive il punto critico in termini sociologici, che è qualcosa che ci riguarda soprattutto nel XXI secolo, di come ad un certo punto ci sono dei mutamenti sociologici
tecnologici che in breve cambiano la vita delle persone e le persone stesse, e quando si supera questo punto critico si forma una sorta di reazione a catena che sembra non rispondere più a nessuna regola di causa ed effetto. 93esimo posto per Darkmans di Nicola Barker. Io questo non lo conosco, non ho trovato la traduzione in italiano di questo libro, non so. Se voi li conoscete, fatemi sapere. 92esimo posto per L'assedio di Ellen Dunmore. Il romanzo è ambientato appunto durante l'assedio tedesco di Leningrado negli anni 40 e racconta le vicende drammatiche di una famiglia, la famiglia Levin. 91esimo posto per Luce all'universo, primo romanzo di fantascienza di questa lista, di John Harrison. Proseguiamo poi con Visitation di Jenny Erpenbeck, anche di questo ho trovato solo la versione in inglese e comunque non lo conoscevo, così come Bad Blood di Lorna Sage. Proseguiamo poi con Il bianco e il nero, questo mi sembra un romanzo molto interessante, di Mallory Blackman, e questo libro affronta un qualcosa che noi purtroppo, devo dire, viviamo sulla nostra pelle, che non è un modo di dire, perché il bianco e il nero sono il colore della pelle di queste due etnie, che però in questo libro giocano dei ruoli diversi rispetto alla realtà, perché è il popolo africano che ad un certo punto ha guadagnato un vantaggio tecnologico, in generale un vantaggio sugli europei, i quali sono visti come schiavi, vengono trattati come schiavi. I protagonisti sono appunto un ragazzo bianco, i bianchi vengono chiamati i nulli, e una ragazza nera, che è invece una cross, così vengono chiamati, che si innamorano in un mondo in cui questo amore non è possibile, l'amore non si può mescolare. Al numero 87 un libro molto strano che io ho, con cui io non conoscevo questo libro, che si chiama Priest Daddy, mio papà il sacerdote, di Patricia Lockwood. È la sua storia, è un romanzo autobiografico. Lei è figlia di questo prete protestante, che forse poi si converte al cattolicesimo, ed è un padre, un uomo abbastanza bizzarro, e a lei descrive appunto la sua vita quando ad un certo punto poi deve ritornare nella canonica dove vivono i suoi genitori, quindi non so cosa potrebbe succedere. Poi, numero 86, troviamo anche qui un saggio, dovrebbe essere, di un autore e politico, se non sbaglio, greco, che si chiama Yanis Varoufakis. Non lo so, spero, scusi, che si intitola Adulti nella stanza. Al numero 85 invece c'è un libro che io conoscevo già, che si intitola L'illusione di Dio, di Richard Dawkins, che è un etologo britannico, il quale è profondamente convinto che credere in Dio sia un'illusione. La sua tesi è che Dio non esiste, e la fede in un essere superiore è un qualcosa non solo di illogico, ma anche sbagliato e pericoloso, come dimostrato dalle numerosissime guerre di religione che hanno popolato la storia, e la recente minaccia globale del terrorismo islamico. Quindi lui si occupa di questa sua tesi in questo libro. Numero 84, The Cost of Living di Deborah Levy, anche di questo non ho trovato la traduzione in italiano e non lo conosco. E abbiamo Dimmi come va a finire, un libro di 40 domande di Valeria Luiselli, che penso sia una scrittrice messicana. Ed è un libro proprio di domande, di 40 domande se non sbaglio, che lei ha posto
ai numerosissimi bambini che nell'arco del 2015 sono arrivati in massa, spesso da soli e senza documenti, alla frontiera. E lei pone queste domande per cercare di capire cosa c'è dietro tutto questo. Anche questo io non lo conoscevo. Numero 82 per Coraline di Neil Gaiman, che è anche colui che ha scritto Stardust, del quale c'è anche il film di cui vi ho parlato in qualche video. Poi 81 per Il raccolto di Jim Crace, anche questo qui io non lo conosco. Poi siamo al numero 80, Storia della tua vita, di Ted Chiang, che è un libro di racconti che ha ispirato il film Arrival. Racconti che sono abbastanza particolari perché narrano di mondi paralleli e partono da un assunto piuttosto paradossale, come ad esempio se gli uomini avessero costruito una torre fino al cielo, se un farmaco incrementasse enormemente l'intelligenza, quindi cose, domande paradossali, racconti paradossali che però mi risultano essere abbastanza intriganti, potrebbe essere abbastanza interessante. 79esimo libro, La misura dell'anima, perché le diseguaglianze rendono le società più infelici. E poi troviamo La quinta stagione, un romanzo di fantascienza che è il primo di una trilogia, in cui troviamo un mondo in cui è presente un solo continente che si chiama Immoto, che è scosso quasi perennemente o comunque gran parte dell'anno da eruzioni, catastrofi naturali, e gli abitanti di questo Immoto sono diciamo abituati e chiamano questi fenomeni quinta stagione, appunto. Al numero 77 troviamo un libro che anche qui non ho trovato la traduzione in italiano di questo libro, è un altro saggio, Pensieri lenti e veloci, di Daniel Kahneman. Proseguiamo con un altro libro che anche di questo non ho trovato la traduzione in italiano, che io non conosco sinceramente. Si chiama Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, di Olga Tokarczuk. Vabbè, vi scrivo il titolo e il nome perché comunque vi lascio l'immagine della copertina. Proseguiamo poi con Giorni senza fine di Sebastian Barry e con un saggio che mi sembra molto interessante, che si chiama Per mano del buio, di Barbara Demick, che tra l'altro è stato candidato al National Book Award per la saggistica, il quale narra le vicende di alcuni nordcoreani che si sono rifugiati che sono scappati dalla Corea del Sud e che hanno raccontato la loro esperienza di fuga dalla repressione, dal regime dittatoriale che tuttora è presente in Nord Corea, e ci sono appunto, vengono raccontate molte esperienze di alcuni nordcoreani che sono scappati. Poi 72esimo posto per Il capitalismo della sorveglianza, il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri, di Shoshana Zuboff, anche questo dovrebbe essere un saggio. E poi proseguiamo con Jimmy Corrigan, Il ragazzo più in gamba sulla terra, di Chris Ware. Anche questo io non lo conosco. E poi La donna dello scandalo, di Zoe Heller, e racconta appunto di uno scandalo ai danni di una insegnante di ceramica accusata di aver abusato di un minore, e si ci mette pure la migliore amica, che bella amica, che racconta la sua versione ad un'Inghilterra già abbastanza scossa da questo scandalo, raccontando una versione però che è falsa, se non ho capito male, perché lei è accecata un po' dall'attrazione che prova nei confronti di questa sua amica. Poi 69esimo posto per The Infatuation di Javier Marías, che è la storia di un omicidio, non ho trovato altro. Al numero 68 troviamo Il giardiniere tenace, di John Le Carré. Questo ha una trama interessante.
perché racconta di come un diplomatico inglese scopre che dietro l'omicidio della moglie in realtà si cela qualcosa di sospetto, quindi decide di indagare e scopre una cospirazione internazionale che coinvolge un'azienda farmaceutica la quale esegue illegalmente dei test clinici sulla popolazione africana. Numero 67, Il silenzio delle ragazze di Pat Barker, che mette in luce il fatto che i miti delle grandi gesta degli eroi adombrino sempre il ruolo femminile e raccontano solo un pezzo di una storia che esclude le donne. E lei parte da Briseide, che nell'Iliade era la schiava di Achille. Arriviamo al numero 66 con un breve saggio di un italiano, Carlo Rovelli. Questo libro io lo conoscevo, Sette brevi lezioni di fisica. Un saggio che ha raggiunto un enorme successo, appunto, che si basa su alcune teorie della fisica. Poi L'amore bugiardo di Gillian Flynn, che è un romanzo thriller con dei risvolti psicologici, e poi On Writing, autobiografia di un mestiere, che è un saggio di Stephen King, che racconta un po' appunto del suo mestiere di scrittore. Al numero 63 troviamo La vita immortale di Henrietta Lacks. Questa è una storia vera, lei è veramente esistita, Henrietta Lacks, di Rebecca Skloot. Henrietta lavorava nei campi di tabacco della Virginia quando a un certo punto morì per un tumore e durante la biopsia, senza però chiedere alcun consenso, vennero prelevate alcune cellule tumorali di questa donna e si scoprirono cose un po' sbalorditive e successivamente vennero commercializzate con il nome delle sue iniziali, fondamentalmente. È una storia molto affascinante, devo dire. Poi, Mother's Milk di Edward Ubin. Ho scelto qualche secondo per capire come volessi leggerlo. Anche di questo non ho trovato la traduzione in italiano. E non lo conosco. E poi This House of Grief di Ellen Gardner, anche questo solo in inglese. Dart di Alice Oswald, stessa cosa. The Beauty of the Husband, che è una raccolta di poesie, se non sbaglio, di Anne Carson. E poi giungiamo ad un altro saggio che si intitola Dopoguerra, come è cambiata l'Europa dal 1945 ad oggi di Tony Judd. Poi Le fantastiche avventure di Cavalier e Clay. Il primo è un artista cecoslovacco, mentre il secondo è uno scrittore statunitense originario di Brooklyn, entrambi ebrei, e ci raccontano le loro vite, le loro vicende prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Poi, al numero 56 troviamo Underland, un viaggio nel tempo profondo di Robert McFarlane. Questo libro raccoglie i moltissimi viaggi nell'arco di 15 anni di questo esploratore nei meandri della Terra, soprattutto grotte, miniere, catacombe, mulini glaciali, esperienze che vengono poi riportate in questo libro. Poi Il dilemma dell'onnivoro, libro di Michael Pollan, anche questo è un saggio. Donne e potere, per troppo tempo le donne sono state messe a tacere. Al numero 53 troviamo True History of the Kelly Gang di Peter Carey.
Siamo nella Londra del 1948 e una donna di nome Queenie, dopo che il marito è morto al fronte, decide di affittare alcune stanze sue di proprietà e uno dei suoi inquilini è un uomo caraibico, un po' malvisto dalla società e che si rende conto che la diffidenza nei confronti di uomini e donne della pelle nera continua ad essere dilagante e le cose si complicano, diventando abbastanza divertenti quando dalla Giamaica giunge la moglie di quest'uomo e soprattutto quando ritorna il marito di Queenie che era dato per morto ma che in realtà non lo era. Poi proseguiamo, siamo a metà lista, 51 Brooklyn, romanzo di Colm Tóibín, poi L'ultimo degli uomini di Margaret Atwood. In un mondo devastato dalla pandemia, questo uomo, Jimmy, che si fa chiamare Uomo delle Nevi, è l'ultimo uomo rimasto sulla Terra che deve proteggersi da alcuni animali molto pericolosi che sono il risultato di mutazioni. E che convive con dei mutanti che si chiamano Cracker. Sì, che sono una tribù molto diversa da lui. Poi troviamo Perché essere felice quando puoi essere normale, libro di Jeanette Winterson. Al numero 48 troviamo Night Watch di Terry Pratchett. E poi Persepolis, che è un fumetto. Numero 46, Catena Umana, un libro di poesie di Seamus Heaney. Levels of Life di Julian Barnes, non lo conosco. Open the Dark di Rebecca Solnit. Citizen, una lirica americana di Claudia Rankine. 42esimo posto per Moneyball di Michael Lewis, romanzo che ha ispirato il film L'arte di vincere. Poi Espiazione, romanzo di Ian McEwan, numero 40, L'anno del pensiero magico di Joan Didion. Questo penso sia un libro autobiografico, racconta di questa donna che vede insieme a suo marito sua figlia proprio cadere in una grave malattia e che sembrava all'inizio soltanto un'influenza, perché poi degenera in una polmonite, in uno shock settico e qualche giorno dopo muore il padre della bambina, muore il marito di appunto Joan Didion, muore e lei insomma si trova in una situazione veramente tragica, assurda, orribile più che altro. Proseguiamo poi con Denti Bianchi, siamo al numero 39 di Zadie Smith. La linea della bellezza, romanzo dello scrittore inglese Alan Hollinghurst. Numero 37, La strada verde di Annie N. Wright. Esperienze di Martin Amis, romanzo autobiografico un po' particolare. Quest'autore, Martin Amis, ci racconta delle sue ossessioni, ma anche dei suoi momenti travagliati, come il rapporto piuttosto drammatico e complesso con il padre, anch'esso scrittore, la drammatica fine del matrimonio dei suoi genitori e poi del suo matrimonio. Proseguiamo poi con Un'eredità di avorio e ambra di Edmund de Valle, Outline di Rachel Cusk, poi Fun Home, una tragicommedia familiare, romanzo di Alison Bechdel, che racconta di un padre e una figlia, di un padre e sua figlia che non hanno un buon rapporto finché non scoprono, non si confidano entrambi di essere omosessuali.
Al numero 32 troviamo L'imperatore del male, una biografia del cancro, libro di Siddhartha Makharie, che è un medico oncologo indiano naturalizzato statunitense, che racconta appunto della lotta al cancro, le numerose scoperte e le esperienze che ha vissuto. Gli Argonauti di Maggie Nelson. La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, questo un romanzo sul razzismo raccontato da una eroina femminile, La mia lotta di Carl Ove, non lo so leggere, anche questa un'autobiografia, Rapture di Carol Ann Duffy. Nemico, amico, amante, raccolta di racconti di Alice Munro. Troviamo un altro saggio, Il capitale nel XXI secolo, libro di economia politica di Thomas Piketty. Persone normali, questo famosissimo romanzo di Sally Rooney. Voi l'avete letto perché io non l'ho letto, fatemi sapere se me lo consigliate. Numero 24, stiamo giungendo alla fine. Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, un libro di racconti ma molto particolare, che è un libro di racconti collegati però dal ricorrere degli stessi personaggi e siamo negli Stati Uniti. Il 23° posto per Il demone di mezzogiorno, Depressione, la storia, la scienza, le cure di Andrew Solomon. È un libro che racconta appunto la depressione vissuta dall'autore, analizzando il dolore di questa malattia e cercando di dare una risposta a tutti gli interrogativi intorno a questa malattia. 10 dicembre, libro di racconti di George Saunders. Poi troviamo Sapiens, da animali a dei, breve storia dell'umanità. Questo è un libro che conosco, che però non ho letto, che mi incuriosisce tantissimo. Anche questo fatemi sapere se me lo consigliate, se l'avete letto. Vita dopo vita, libro di Kate Atkinson. E vi leggo una frase riportata sulla trama del libro che mi ha incuriosito molto. Pochi istanti dopo essere venuto al mondo, il mio cuore ha smesso di battere. A 4 anni sono annegata nell'oceano, a 5 anni sono scivolata da un tetto coperto di ghiaccio, a 8 anni ho preso l'influenza spagnola 4 volte, a 30 anni sono morta durante un bombardamento tedesco su Londra e su di me cadevano le tenebre, ma ho sempre avuto un'altra possibilità. Quindi è come se fosse una donna che muore, ma rinasce perché appunto le è concessa la possibilità di rinascere. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon. Io l'ho letto moltissimi anni fa e devo dire che non mi è piaciuto. 18, The Shock Doctrine di Naomi Klein, giornalista canadese. La strada, un romanzo apocalittico dal quale è stato tratto il film omonimo The Road. Le correzioni, romanzo di Jonathan Franzen, questo lo vorrei leggere, ve ne ho parlato nel video 10 libri, 10 paesi. La sesta estinzione, libro di Elizabeth Colbert. Ladra, che è un thriller di Sarah Waters. Tutti questi io non li ho mai sentiti. Una paga da fame, come non si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo? Questo è un saggio, forse una guida. Questa lista è ricca di questo genere di guide, saggi, insomma. Bene, insomma, sono dei temi che ci riguardano, diciamo, nel nostro secolo. Il complotto contro l'America, romanzo fantapolitico, a quanto pare. L'amica geniale, ritroviamo qui un'italiana, l'ultima italiana citata. Metà di un sole giallo, romanzo di Chimamanda Ngozi Adichie.
che racconta la lotta del Biafra per raggiungere l'indipendenza della Nigeria. Io lei l'ho scoperta quando ho studiato geografia all'università perché avevo in programma la visione di un suo video che si chiama Il pericolo di una storia unica, cioè su YouTube, in cui lei fece un bellissimo intervento molto interessante. Al posto numero 9 stiamo finendo L'Atlante delle nuvole di David Mitchell. Questo è un libro abbastanza complesso perché è un libro forse di racconti, di storie. Dice: il romanzo è diviso in 6 linee narrative intrecciate che differiscono per stile, genere, letterario e ambientazione. Ogni storia raccontata è una storia letta o conosciuta dal personaggio del racconto successivo, è un intrecciarsi di racconti. Potrebbe essere molto interessante leggere questo libro. Numero 8, Autunno, romanzo dello scrittore scozzese Ellie Smith. Questo è un libro la cui trama mi sembra molto tenera, perché Elizabeth è una ragazza trentenne che lavora a Londra e che ritorna nel suo paese, nella sua cittadina di provincia, per andare a trovare, per accudire Daniel, che è un suo vicino, un uomo di 101 anni. Tra me e il mondo, che è una lettera che questo scrittore scrive al figlio quindicenne, raccontandogli un po' la sua storia. Numero 6, Il cannocchiale d'Ambra, romanzo di Philip Pullman. Numero 5, Austerlitz di W.G. Sebald. Al numero 4 troviamo Non lasciarmi, romanzo di Kazuo Ishiguro, che io ho letto tra l'altro recentemente, è stata una lettura di gennaio, romanzo che devo dire mi è piaciuto. Terzo posto per Second Hand Time di Svetlana Alexievich. Secondo posto per Gilead di Marilyn Robinson. E concludiamo con il primo posto Wolf Half di Hilary Mantel, che è un romanzo storico che racconta, ambientato nel 1500, che racconta della rapida ascesa al potere di Thomas Cromwell. Che fu il primo conte dell'Essex alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra. Benissimo, abbiamo così concluso questo video lunghissimo. Io non ho più voce praticamente. Moltissimi di questi libri io non li ho letti, neanche li conoscevo. Alcuni non mi hanno convinto, altri li leggerei. Fatemi sapere la vostra. Io vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!